presente la classica bella ragazza? Quella che ha lavoro, a scuola, al bar, piace proprio a tutti. Max Pezzali cantava "Tu per tutti noi sei la più bella ma impossibile". Probabilmente riferendosi proprio a questo tipo di femmina. Bella ma impossibile. Ecco la chiave di tutto, anche se non sono proprio d'accordo. Infatti, nella vita niente ed ogni cosa è possibile. Può davvero succedere di tutto, specialmente nel calcio. Leicester se lo ricorda? Qualcuno presenti? Ecco quindi spiegato il fascino incredibile di quella coppa. Così bella e simmetrica, così ambita e dolorosa. Oddio, dolorosa poi non proprio per tutti. Milanisti, madrileni e liverpulisti sicuramente l'amano molto più del sottoscritto. Questa è l'unica Champions che ho visto nella mia vita. Esatto, non ho mai visto la Juventus vincere una Coppa dei Campioni. Ok, l'ho detto, mi sono tolto il peso. Ma questo lo sapevate già, immagino. La Juventus ne ha vinte soltanto due. La prima nel 1895, ma ahimè non ero ancora nato. La seconda nel 1996, ma in quel caso ero troppo piccolino e non seguivo il calcio. 22 anni che non la vinciamo. Una vita però che continuiamo a perdere le finali. Quelle le ho provate sulla mia pelle e fanno ancora male. A Berlino c'ero e ho pianto per tutto il viaggio di ritorno. A Cardiff invece non ci sono andato, ma ho pianto uguale. Insomma, sono destinato a soffrire. La Juve poi quest'anno mi ha fatto uno scherzo. Mi ha comprato Cristiano Ronaldo. Proprio lui eccezionale. Quello che a Cardiff me l'ha rubata. Quello che l'anno scorso mi ha eliminato con uno dei gol più belli di sempre. Quello che continua a vincerla sempre. Quello che ad oggi è il miglior calciatore del mondo. E allora, Luca, dovresti essere felice, no? Certo che lo sono tantissimo. Ci credo così tanto che l'ho comprato anche al fantacalcio. Questo è paradossalmente un problema che va risolto. Se vinco la Champions quest'anno, tutto ok. Se perdo la Champions quest'anno, non l'ho solo persa. L'ho persa con Cristiano Ronaldo in squadra. Credo che lui non abbia mai perso una finale di Coppa dei Campioni. Cosa potrebbe mai succedere se dovessimo raggiungerla insieme a Cristiano? Non ne ho idea. Insomma, se riesci nel tuo intento, hai fatto il tuo. Se invece la perdi ancora, e attenzione, può succedere, hai comprato Cristiano Ronaldo per non cambiare nulla. Come quando al lavoro fai una cosa fatta bene e nessuno ti dice effettivamente bravo. Se sbagli invece vieni riempito di insolenze. È normale che sia così, il mondo va in questa direzione. Eppure io sono ancora qui a parlare di Champions e tu sei ancora qui ad ascoltarmi. Pazzesco. Significa che è un argomento sensibile e che ci tocca da vicino. Ci teniamo, la vogliamo alzare al cielo. Se è possibile vorrei vincerla a giugno di quest'anno a Madrid, grazie. Questa non deve essere una foto scattata al Camp Nou pagata un'eternità di soldi. Cosa gli ho dato? 1.000 euro tipo. La amiamo e la odiamo insieme, solamente per un motivo, perché è difficile. Mi ricordo il primo scudetto vinto da Antonio Conte. Mamma mia che attimi di gioia, eravamo impazziti. Con gli amici andando in macchina a girare per tutta la città, suonare il clacson con le bandiere, bellissimo. Festeggiamo praticamente tutta la serata. Eppure oggi non è più così. Arrivo a fine anno, vinco lo scudetto, sono molto contento interiormente, ma finisce lì, perché la Juve è la più forte da 7 anni a questa parte. Se vince lo scudetto, brava Juve, hai fatto il tuo. Se perde lo scudetto invece ha fallito. Torniamo insomma sempre lì, non si scappa. Se dovesse vincere il Napoli dopo tanti anni invece, festeggerebbe tantissimo e ne avrebbe tutto il diritto. Le novità, i cambiamenti sono tutte cose accolte positivamente. Insomma, più una cosa è difficile, più viene apprezzata. Più una cosa è inedita e più l'aspetti. Più attendi una cosa e più ci tieni. Un po' come le ferie, insomma. Oggi ricomincia il nostro percorso in Champions al Mestalla Stadium. C'ero un mese fa tipo. Mi aspetto tantissimo da questa Juve e da questo Cristiano. Ecco perché amo la Champions, ma allo stesso tempo la odio. Ecco perché mi attendo un giorno di vincerla. Ecco perché rimango speranzoso. Non vedo l'ora di gustarmi quel delizioso e dolce momento di soddisfazione estrema. Sperando ovviamente che possa arrivare davvero, perché nulla è scontato. Dai Cristiano, regalami questa gioia. Siu!